E ora occupiamoci di lui, ma forse conviene far così. Esatto. Però il fatto è. Gli ha tolto un pochino lui, eh. Oddio. Ah, ok, pensavo peggio. Cioè, ci ha fatto un bel danno, ma neanche troppo, eh. Non ci ha one-shottato. Ok. È quasi spaccata. Cosa è quasi spaccata? Cosa stai dicendo? Ci vedi? Madonna. Cavolo, girati. Girati. Maledetto. Con lo scudo proprio. Lo scudo dovevi proprio avere. Ok, no, però. Cioè, gli facciamo un. Sì, un bel danno. Un bel danno se lo prendiamo sempre. Oddio, pensavo che aveva finito. Pensavo che aveva finito. Ma se io uso la rabbia, proviamo tanto. Pronto, Devo padre. però prenderlo da davanti, mi sa, eh. Ok, continuiamo. Continuiamo. No, abbiamo finito, vabbè. Ok. Aspetta, eh. Alle spalle no. Alle spalle no. Ah, adesso ti faccio qualcosa, eh. Aspetta, no, 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 cosa sto facendo? Ok, Madonna, però stavo combinando. Oh, e muori. Un'ardua lotta. Ok. Ma sì, dammi tutto. Nuova voce. Ah, è un altro tipo di viandante. Viandante campione, questo. Questo viandante porta un grosso scudo sulla schiena, il che rende la sua corazza più difficile da penetrare. Da dietro. Da dietro. Ok. Era di livello 5, Ci siamo perciò. quasi. Se solo avessi altre Ok, parti del viso. no, è sempre. Va bene. Oh, bene, bene. Abbiamo ammazzato. Allora, aspettate, qua avevamo visto. Qua avevamo visto. Dobbiamo vedere qui. Sì, vediamo qua e poi dopo guardo un'occhiata ancora qui, senza andare ovviamente a Veitungar, che non ci sarà più nulla da fare. E poi per concludere facciamo il favore a quel poveraccio di spirito. Ok. Adesso devo vedere qua cosa c'è. Insomma, ci sono delle belle cosette là, boh. Allora, vediamo, ci sarà qualche approdo. Qualche parte. Ah no, qua la grotta, sì, l'avevamo visto. Ok, che c'era la linfa lì. Ok. Qua cosa abbiamo? Un approdo. Ok, e una caverna. Allora, andiamo prima qui. Un antico. Area nascosta scoperta. Rovine degli antichi. C'è un antico. Allora, sblocchiamo qua. Vediamo se ci ricarica qualcosa. Che ancora sta cosa. Ok. Adesso ci ha ricaricato la vita, per esempio. Ma è casuale, boh. Sarà casuale sta roba, boh. Vabbè. Ok. Allora, un bell'antico di cui occuparsi. Scusi. Non attacca. Gli altri qua c'è qualcosa. Guarda qui. Prendi la Signor pergamena. Ah, è solo qua l'area, mi sa. Sì. Lì c'è un bel Un'altra mappa. baule. Sì. A mappa del tesoro, va bene. Ne sto trovando un po', eh. Vediamo lo storico.
Ah, ho capito forse dov'è. Forse dalla figura. Vabbè. Ho cont voluto contribuire alla collezione di reliquie di Fafnir. Al mio arrivo ho trovato la porta chiusa a chiave e i pedoni che bloccavano il passaggio. Ho seppellito e nascosto il mio tesoro il più velocemente possibile. Se riesco a fuggire, tornerò prima o poi. Va bene. Ok, allora occupiamoci di lui. Ok. Vai. Apri. Apri. Non riesco a me. Aia. Aspetta. Urca. Allora, riproviamo. Dovrei aver trovato un punto ottimale, credo. Tipo qua. Ok. Però stavolta. Urca. Questo mi ha preso un pieno. Ok. Stavolta io sto qua, cioè non vado, se lo stordisco, non vado a fargli la presa. Tanto. Ok, si è stordito, sì, ma fa niente. Io posso fargli male anche così. Anzi, gli faccio anche più male. Occhio. Occhio, con calma. Fa quell'altro, lo sapevo. Ok, così la roccia. La roccia mi ha salvato. Ok, è stordito, è stordito. Dai, che lo ammazziamo così. Perfetto, perfetto. Ottimo. Sì, infatti le altre volte spesso sono utili, ma poi dipende dalla situazione. Cosa mi hai dato? Aumenta la resistenza al veleno del 20%. Ah, ok. Nuova voce, cioè divoratore di anime. Ah, questo divoratore, l'altro era mangia anime. Vabbè. Un antico la cui anima è stata rimossa da un'oscura magia nanica. È più potente di un normale mangia anime, e già quelli mi terrorizzano. Ok. Perfetto. Mettiamoci la rabbia. Ok, lì c'è un bello scrigno. E direi basta così, sì. Ok. Meno male c'era quella roccia in mezzo, meno male. Un'altra parte del codice linguistico. Oh, Bene. ottimo. Ottimo. 2 su 4. Ok, così poi se ci dà, visto la runa, visto che la prima volta ci ha dato la runa, sblocchiamo un altro regno. Ok, allora. Qui a posto. Andiamo verso la caverna. Che non è la nostra destinazione, vero? Ok, controllo, non si sa mai. Area scoperta. Gola di North 3. 3. Ah, ok, è un'altra area da sbloccare. Va bene, vabbè, la sbloccheremo. Ovviamente adesso non possiamo, visto che non abbiamo nessun'altra missione oltre al favore dello spirito. Ok, quindi qui a posto. Qua c'era un altro approdo, credo sì. Wow, c'era proprio tutta la città sotto l'acqua. Sì, una città dimenticata. Come si chiamava? Beh, l'ho dimenticato. L'ha dimenticato. Cosa ho visto? Possiamo attraccare qui. Sì, un attimo. Adesso attracchiamo, ma io voglio prendere questa rugiada qua. Aumenta la ricarica. Perfetto. Stiamo facendo la collezione. Aspetta, devo far manovra. Ok. Ottimo, attracchiamo. Chi c'è?
C'è vita. Ok. Allora, va in posto degli elfi chiari. Oh, oddio. Oh, ma questo non è... Non è un orco. Neanche un troll. Oddio. Cos'è? Vabbè. No, magari è un orco un po' più forte. Madonna. No, ci sono anche gli altri. Oddio, lancia le pietre, come me. Aspetta. Vabbè. Vabbè, tanto li facciamo da qui. Mi sa che devo far fuori prima i nanerottoli, perché... Questi danno un fastidio. Bella, ma che portata ha sto attacco? Facciamo così, va. Finiamo. Ok. 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 Attento. Ok. Perfetto. Ho al pelo, eh. Sono salvato. Madonna, ho bisogno di più spazio. Ok. Basta lanciarmi pietre. Non si fa. Oh. Bella Madonna. Dietro di te, attento. Vediamo se sta fermo. Dubito che stia fermo quando è elettrizzato talmente grosso. Attenzione! Urca, l'ho bloccato. Madonna. Vai. Madonna, è un miracolo. Dai che lo finiamo. Sì, è un orco. Solo forte. Che esco. Non vorrei essere al suo posto. Ma guarda. Oh, grazie, grazie. Dammi. Squama, acciaio. Esperienza. Nuova voce. Orco feroce, ecco sì. Questi orchi hanno dimensioni simili a quelli normali, ma possono coprire lunghe distanze con un solo salto. Inoltre puzzano da far schifo. Chissà perché sono sempre così furiosi. Qualcuno gli aveva fatto qualcosa, cosa ne so. Ok. Ok. Allora. Qua. Aha. Sblocchiamo. Questa camera... È ben chiusa. Eh sì. Prima o poi scopriremo come aprire quelle porte. Ma lì c'è qualcosa. Un cristallo. Ah, ok. Perfetto. Là ha una, forse una via d'uscita. Ok, nient'altro. No. Poi dopo si può rompere. No. Vabbè. Si può, so, attivare in qualche Atreus, modo. Atreus, seguimi. Scusa, mi sono distratto. Ma per attivarlo l'ho attivato, però non è cambiato nulla. Boh, vabbè, forse solo per bellezza. Oh, abbiamo un bello scrigno. Ah, ok, perfetto. Quelle che preferisco, direi. Che si aprono, che si apre lo scrigno con le rune classiche da distruggere e basta. Senza strani indovinelli o altro. Ok. Abbiamo aperto un ponte. Anche lì.
Ok. Vabbè, poi prendiamo tutto, un attimo. Adesso distruggo cose. Là c'è qualcosa da distruggere. Ok. Non vedo altri sigilli, vediamo. Saranno nascosti bene. Questa si apre? No, forse dall'altro lato. Qua c'è... Ok. Aspetta, una via, forse. Ah, c'è gente, ho sentito... Ah, uno squarcio. Ah, questi qua, ok. Congelato, quindi... Ok, non è più congelato. Due, tre. Ok, allora c'è uno squarcio. Aspettate prima di aprire lo squarcio. Fatemi vedere bene qua in giro. Poi li ammazziamo un attimo. Ok. Ok. Eh sì, decisamente è un loro avamposto. È pieno di sti cosi, sti cristalli. Qua ce n'è uno. Questo è da portare da qualche parte. Allora, adesso abbiamo aperto una via. Ok. Adesso vediamo, dove portarlo. Ok. Allora direi tornare, andare su di qua, sì. Vediamo. Qua. Ok, sta su da solo. Sta su da solo. Perfetto, un'altra via abbiamo aperto. Forse è proprio... dobbiamo aprire delle vie per portare il cristallo da qualche parte. Ci sono sti maledetti. Dove è andato? Dove è andato? Era caduto. Ah, pensavo... Ah. Vieni, vuoi venire su? Ok, è andato via. Dai, fatti un bagno, va. No. Vabbè. Ti finirò così in ogni caso. No. Ah, ecco dove l'ha portato. Niente, non vuole lavarsi questo. Ok. Spettacolo! Grazie, grazie. Ok. Il cristallo l'aveva portato qua. Aspetta. Di qua c'è qualcosa, no? E sarà per attivare il ponte, ok. Aspettate, vado subito a prenderlo. Ok. E intanto le altre rune... vedo, però non è che sono anche lì per caso, no, forse sono troppo distanti. Lì sarà qua in giro. Vediamo, ah, di qua, di qua. Vediamo. Ok. Madre, guarda questo. Perfetto. Non vedo rune. Glifi o quello che è. O come li volete chiamare. Allora, abbiamo aperto il ponte. Ah, ancora questi? Sono sempre in due. Ah, fatevi un bagno. Ok. Sono ancora vivi? Ah, ci c'è un'arena, c'è qualcosa? No. No, sono morti. Perfetto. Ok, attiviamo la scorciatoia. Ok. Potevano fare che gli tirava direttamente un calcio e basta, no? Cioè, anziché fare su giù.
o giù su. Va bene, allora qui. Ho trovato solo uno. Di grifo. Qua c'è un'altra catena. Ah, eccolo. Con un altro, perfetto, siamo a due. Una catena, ok, vai, la attiviamo questa, sarà un'altra scorciatoia. Apriamola, ok. Ok. Poi su di qua. Eccoli. Distante. Oddio. Ok, sì. Aspetta, aspetta. Come prima. Ah, mi ha preso al volo sto stronzo. Il fatto è che questi tolgono un botto, Madonna, un attimo. Fammi andare su. Ok, qua c'è più spazio. No, devo far fuori. In qualche modo. Devo spingere giù, non lo so. Cavolo. Ok, uno è andato. Madonna. Aspetta. Ok, sgambetto. Occhio. Occhio, occhio, dov'è l'altro? Eccolo lì. Vieni qua, stronzo. Solo perché sei lì in alto, ti vedi chissà chi. Ed è andato a terra. Ok. Ottimo. Oh, adesso posso occuparmi di questi due. Santa pace, grazie figliolo. Non andate giù, mi fate questo favore. No, questi devo attaccare dalla distanza. No, usiamo, ecco, le altre frecce, grazie. Sì, meglio che li attacco dalla distanza, perché non si sa mai. Ci siamo quasi, meno due. No, separato. Cavolo, riesco a caricare il colpo che si rialzano subito. Vabbè, l'altro è praticamente morto. Urca, non l'ho visto. Bastardo. Ok. Ok, questo è morto. Perfetto. Poi tocca a lui. Non sono pronto. Oh, benissimo. E beccati anche questo. Sono pronto. Vai con lo sgambetto. Ok, vedi, morire. No, non vanno giù questi, vabbè. È morto. Oh, bene, grazie. Allora, un altro cristallo. Eh sì. Aspetta, ha lasciato qualcosa? Sì, ok. Ok. Ok, allora, dicevamo. Ponti li ho attivati. Accendi un altro di... Boh, non so cosa ho attivato, ma va bene. Uno. Ok. Ok. Ah, ce n'è un altro. Non ho visto dopo. Perfetto. Qua c'è sempre un cristallo. Boh. Proviamo ad attivarlo. Vieni qua. Ok, non succede niente però. Ok. Ok, boh, diamoli tutti. Ah, qua possiamo aprire. Ah, ecco dove va portato.
ha portato qui. Ok, io aprirei prima però lo scrigno magari. Cos'è? Scoiattolo rancoroso, evocazioni runiche. Evoca lo spettro di uno scoiattolo Ratatosk che dissotterra consumabili. Vediamo. Per la madonna, 271 secondi. Cioè va giù e poi... Ah, per la vita, pensa a te. E una me ne dai. Dissotterra un consumabile extra. Ah, ok, se lo potenzio ne tira fuori due, se lo potenzio ancora ne tira fuori altre due. Beh, casi di emergenza non è male, però non prendiamo il cervo. E anche squama perfetta del regno, squama del serpente del mondo intrisi di una luce, della luce di Alfheim. Si sono per migliorare armature potenti, stavano presso l'avamposto degli elfi chiari. Anche qua abbiamo trovato una cosa unica, praticamente, che servirà non so quando. Questa è una luce. Allora, portiamo qua... Sì, ok. Portiamo qui il cristallone. Che... Dov'è che era? Aspetta, di là. Qua. Sì. C'è... Aspetta, una scorciatoia. Vai. Non si sa mai. Metti che muoio. Okay. Ah, qua c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa. Magari c'è quello che stiamo cercando. Ah no, abbiamo fatto solo il giro. Ok. E ci guarda. Interessato. Va bene. Cristallo a me. Tanto guardo in giro per vedere. Ci sono i glifi, ma... Beh, sarà da qua, imboscato da qualche parte, come al solito. Ma se lo scrigno l'ho aperto, questo cosa servirà? Attiviamolo. E quindi cosa succede? Che lì, quella lì è una specie di torcia. Ma... E quindi? Per attivare cosa? Sta roba. Non saprei. Ah, lo squarcio. È vero che c'erano due squarci. Vabbè, proviamo. Ne esce. Oh, livello 8. Porca vacca. Fine. Questi sono potenziati. Oddio, aspetta. Qua moriremo malissimo. Non male, malissimo. No, serve l'altra freccia. Sono in tre. Aspetta, eh. Beh, questo non gli farà nulla. E invece no. A quello non gli fa niente. A questi invece gli fa. Perfetto. Vabbè, non gli fa niente, però almeno lo rallenta, dai. Vabbè, io andrei proprio di rabbia. Tanto non... Di sicuro non... possono cadere. Ok, ancora. Ok, basta. Purtroppo. Allora, proviamo. Mi sa che qua la rabbia è l'unica soluzione. Oddio, oddio, che ondata di gelo. Allora, proviamo a usare quel trucchetto che ho imparato a sfruttare. Cioè, se io li colpisco. Ok. Mi colpisco così ripetutamente, anche che non gli faccio danno o poco danno,
alla fine ci ricarica l'ira praticamente. È molto vantaggioso. Siamo già a metà. Io farei il giro giro tondo però qua. Cioè, cioè non gli facciamo nulla praticamente di danno. Però a me interessa appunto. Cioè rallentiamoli un attimo. Cavolo. Vai, vai col cervo, vai col cervo. Fermiamoli un attimo. Vai, continuiamo, dai, che così ci carichiamo un po' l'ira. Dai, dai, che non è carico, non è carico. Ok, adesso è carico. Vai, questo è morto. Oh no, sto facendo, mi è venuto automatico raccogliere cose. Ocio. Ok. Dai, anche questo è praticamente quasi morto. Furia di far così. Qua lo spazio ce n'è tanto, perciò è stato un bel vantaggio. Madonna. E dai, sparisci. Ok, basta. Adesso con l'ultimo che è immune. Io ci sono. Alla lascia. Questo è l'ultimo. Boom. Mai visto niente di simile. Ok. Sembrano usciti direttamente dalle fauci di Erre. Già. Stemma intagliato. Per essere aggiornato. Viken di Hel. È un Viken morto, quindi un El Viken. Questo El Walker è forte quanto la sua controparte Sedar, forse anche di più. Mio padre può schivare la sua mazza in base al tipo di colpo. Conviene evitare i suoi attacchi orizzontali schivandoli indietro e quelli verticali schivando di lato. Va bene. Ok. Ah, pensavo di morire malissimo, invece col fatto che ce n'erano praticamente due grossi che erano lenti, ci è andata di lusso. Ok. Della solita polvere, sì. Devono anche cambiare ogni tanto, eh. Vabbè, che è utile, però. Ok. Segno impeccabile del regno. Vabbè. Ok. Cioè, quindi qua abbiamo un altro squarcio, aspettate, da prendere. Quello che ho lasciato indietro. Magari non ha neanche nemici. Adesso vediamo. Oh, cosa ho visto? Aspetta. Meno male mi è caduto l'occhio. No. Oh sì. Perfetto. Vai, torniamo indietro. Torniamo indietro. Aspetta, la scorciatoia dov'era? Mi ricordo più. Era... Vabbè, posso tornare indietro anche normalmente. Dai, tanto non è che sia tutta sta strada, voglio dire. Più che altro ribeccare lo squarcio. Beh, basta rifare. No, non era di qui. Ah, qua c'è. Ok. Beh, lo troverò, aspettate. Intanto, beh, intanto sono tornato qui. E apriamo lo scrigno, direi. Perfetto. Una mela. Ah, e tutte le mele sono nostre, quindi. Va bene, se non sbaglio, sì. Vita massima. Quindi c'è rimasto quell'altro scrigno là che però si aprirà, boh, con un'arma particolare. Ah, eccolo qua, l'abbiamo trovato. L'ho trovato subito. Ok, stavo iniziando a girare un po' così. Ok, questo qua ci saranno nemici o sarà libero? È libero. Perfetto. Ok, però, vedi, secondo me poteva andare la polvere dei regni magari in questo qua, in questi qua che non hanno nemici da battere. E poi dare qualcosina in più anche negli altri. Sì, magari qualcosa in più la danno, però boh, qualcosa di più, un po' più di più di più, visto che fai più fatica. Vabbè. Vabbè, niente. Ok, là c'è. Ah.
Sta andando di lusso incredibilmente. Ho visto un'altra lacrima. Sì, non l'abbiamo presa. Ok, mi deve essere sfuggita. Vai, dammi qua. Ok. Ah, perché era dietro questo coso qua. Quello mi è sfuggito. Ok. Vai. Ok, più difesa. Perfetto. Ottimo. E niente, fammi vedere qui dove siamo qua. Ok. Allora, questo l'abbiamo visto. Ci manca questa torre. Vedere se è cambiato qualcosa. Anche se forse l'avevamo già viste, ma giusto per curiosità. E poi qua. Il favore di quello spirito. Vediamo. Che porta interessante, chissà chi l'ha costruita. Quale porta? Quale porta? Dove? Non vedo nessuna porta qui. Boh, vabbè, non lo so. No, di qua andiamo, sì. Sì, quelle torri penso le avevamo già viste. Però vediamo. Fammici dare un'occhiata. Ecco. Ok. La cosa? No? Dov'è? La manovella. Ah, in alto. E non c'è niente per chiamarla. Andiamo a fare il giro. Vediamo. Ecco, la nostra destinazione è questa. Però io non voglio entrare qua. Ok, lì c'è qualcosa di nuovo, mi sa. E qui c'è un approdo. Perfetto. Perfetto.